Ha senso una giornata veramente interessante. Châtillon, città del miele, ma non solo. La Valle d'Aosta si apre alla produzione e soprattutto alla salvaguardia di un insetto che è praticamente la nostra vita. Io credo che la Valle d'Aosta, con la sua produzione di miele, non debba assolutamente chiudersi, e questo ne è l'esempio. Abbiamo avuto un concorso che ha visto anche dei professionisti arrivare dal Piemonte per giudicare i nostri mieli, e questo è un orgoglio, perché non abbiamo paura di confrontarci, abbiamo un'ottima qualità. È ovvio che dobbiamo continuare a insistere con un accordo politico, ma che vada nella direzione della tutela e della salvaguardia di questo importantissimo insetto, perché non è solamente miele, anche se il miele è importantissimo ed è fondamentale per il nostro tessuto economico, tessuto di alcune aziende agricole, ma è soprattutto l'ape che dobbiamo difendere, perché è fondamentale per mantenere il territorio che abbiamo. Numeri di apicoltori decisamente in crescita, soprattutto molti giovani si avvicinano, quindi vuol dire che è in salute tutto praticamente il reparto del miele e dei derivati. È un reparto sicuramente in salute, che però va tutelato, e va tutelato perché è importante che i giovani continuino a lavorare con le api, e per questo è un piacere avere una collaborazione così stretta col consorzio apistico, perché per noi come regione, come assessorato, è fondamentale avere un punto di riferimento come quello del consorzio. In questa direzione continueremo a lavorare in futuro. 29esima edizione del concorso dei mieli, tantissimi si sono presentati, un numero molto elevato di campioni. Come fare per tutelare maggiormente l'operato dell'apicoltore, dal momento che ci sono ormai dei cambiamenti climatici che portano allo stremo anche gli alveari? Io credo che noi come assessorato stiamo lavorando adesso, entro la fine dell'anno, ad una misura proprio per andare a supplire delle carenze che hanno avuto a livello di produzione i nostri apicoltori, ma non è necessario, o meglio non è sufficiente solamente questa opera, e quindi ci stiamo confrontando proprio con il consorzio apistico su tutte le misure possibili da mettere in campo, tra cui anche delle modifiche delle leggi regionali, ma non solo. Ovviamente dobbiamo guardare sempre più ai fondi europei, che ci parlano sempre più di ambiente. Ebbene, cosa c'è di più legato tra agricoltura e ambiente se non l'apicoltura? Presidente, un weekend a Châtillon decisamente molto importante, è molto importante per tutto il movimento, importante per questi insetti che sono la nostra vita, importante per quello che fate voi come consorzio, che date la possibilità ai giovani di rivivere, di avere un'altra possibilità di trovare un lavoro oggi come oggi, che è molto difficile, però fatto con amore, fatto con il pensiero di lavorare con un insetto, l'unico al mondo che produce un alimento per noi, è l'unico al mondo, ed è l'unico al mondo che ci dà praticamente la possibilità di vivere, di continuare questa vita che è legata alle api, diciamo, diventa sempre più importante. Assolutamente sì, concordo con quanto è stato detto. L'apicoltura in primis è una passione, tutti noi apicoltori siamo degli appassionati di apicoltura. Oggi è per noi un momento di festa, un momento dove possiamo incontrarci tra apicoltori, incontrare i clienti e promuovere quello che è il frutto del nostro lavoro, promuovere un prodotto di estrema qualità che ci impegna tanto durante la stagione, ma che ci fa poi avere un'estrema soddisfazione in questo momento. Pensare a tutelare il miele di montagna, perché ci sono tanti tipi di miele, purtroppo ci sono anche dei mieli di importazione che non si possono chiamare mieli, ma sono veramente scadenti. Tutelare questo miele di montagna, è possibile avere un'etichetta, un marchio che anche per gli apicoltori, diciamo, diventa un sinonimo di garanzia? Ci dobbiamo lavorare. Come associazione consorzio apistico, questo è uno dei nostri obiettivi, tutelare il nostro miele, tutelare il miele valdostano. Abbiamo dei mieli di qualità superiore, abbiamo dei mieli millefiori, abbiamo dei monoflora molto molto importanti, quindi sì, dobbiamo andare nella direzione di tutelare il miele valdostano. In ultimo, la salute, diciamo, del tutto il movimento a livello regionale,
e soprattutto la salute delle nostre apine, com'è? Ma in questo momento assistiamo, diciamo, a delle annate un po' particolari. Purtroppo nell'ultimo decennio ci troviamo molto spesso a combattere con quello che è l'andamento climatico. Abbiamo degli inverni che non sono più così rigidi, abbiamo delle primavere anticipate e poi purtroppo abbiamo delle sorprese a fine primavera, quando le nostre api dovrebbero già essere in produzione, purtroppo abbiamo poi delle ricadute, cosa che pesa poi a livello anche di costi, pesa sulle tasche dell'apicoltore, in quanto dobbiamo intervenire eccezionalmente con delle nutrizioni in dei periodi in cui tendenzialmente non dovremmo più intervenire. Il nostro obiettivo è comunque quello di rafforzare la nostra associazione, di far sì che ci sia un vero associazionismo e che gli apicoltori valdostani si riconoscano nel nostro consorzio. Parliamo di un concorso che ha visto decisamente un numero molto elevato di apicoltori che hanno presentato dei campioni e anche come qualità, diciamo, una qualità che tutti gli anni diventa sempre verso l'eccelso, possiamo dire. Sì, beh, sicuramente sì, anche quest'anno 91 campioni a concorso, un po' penalizzati sui mieli primaverili come il tarassaco, dovuto al tempo, dovuto alle temperature e soprattutto alle piogge del mese di maggio, ma poi direi molto bene invece tutti i mieli di montagna, di alta montagna, Tiglio, che c'è stata una bellissima fioritura, lo stesso dicasi per il castagno e rododendro. Come hai detto tu, sicuramente mieli sempre di altissima qualità, questo sì, di questo possiamo vantarcene. Certo. Miele di montagna, possiamo tutelare questo miele, tra virgolette, e avere un marchio che identifichi questo tipo di miele per il bene sia del consumatore ma soprattutto del produttore? Si spera prima o poi di arrivare ad un marchio, a me piacerebbe un marchio della Valle d'Aosta a questo punto. Sicuramente stiamo lavorando molto e direi anche molto bene con l'associazione Consorzio Apistico e stiamo ragionando anche su un qualche cosa che leghi il territorio al miele, questo sì. È stato un concorso decisamente molto interessante. Quello che voglio mettere in evidenza è anche il miele, la qualità del miele, la diversità del miele, dal millefiori, il castagno, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, ci sono praticamente un'infinità. Queste apine che vivono solo 40 giorni ma che ci danno tanto. Anche la tutela della salute dell'api bisogna decisamente tutelarla. Come assessorato siete sempre impegnati, avete un laboratorio di ricerca, di studio, ma come fare per combattere fin dove si può questo cambiamento climatico che è quello che danneggia tutto? Il cambiamento climatico, ahimè, non credo che riusciremo noi a fermarlo. Sicuramente come assessorato da anni, non solo da adesso, stiamo lavorando bene, anche con i frutticoltori, con i viticoltori, che anni addietro avevamo avuto alcuni problemi di avvelenamento legati ai pesticidi utilizzati in agricoltura. In questi miei ultimi anni non abbiamo più avuto segnalazioni, quindi direi che stiamo lavorando bene anche con loro. Le minacce per quanto riguarda le api sono sempre maggiori, appunto il cambiamento climatico staremo a vedere, ormai ci stiamo comunque iniziando ad abituare che in primavera alcune fioriture non si riescono più a raccogliere. Dall'altra vi sono purtroppo dei parassiti che stanno arrivando, è di questi giorni la notizia della vespa velutina nella collina di Torino. Anche lì noi come assessorato ci siamo attivati già 5-6 anni fa posizionando delle trappole, quindi stiamo monitorando comunque il territorio anche per questo nuovo parassita. Al momento fortunatamente non abbiamo trovato nulla nelle trappole, ma non è detto che prima o poi non arrivi anche la velutina in Valle d'Aosta. Parlando del miele, come profano mi chiedo tante volte come mai trovo del miele cristallizzato e del miele liquido, qual è la differenza? Ma c'è anche differenza a livello gustativo? Allora, il miele cristallizzato lo si trova generalmente solo dagli apicoltori, ma questo perché sul commercio il consumatore medio, quando trova un vasetto di miele cristallizzato, molto spesso crede che quel miele sia un miele adulterato o sia un miele vecchio, e invece è l'esatto contrario. Tutti quanti i mieli tendono a cristallizzare, chi prima chi dopo. La cristallizzazione è un processo naturale del miele
E dicevo, appunto, spesso è il contrario. Quando noi troviamo dei mieli sempre liquidi al supermercato o sulla grande distribuzione, è perché questi mieli sono stati rifusi. Il fatto di trovare dei mieli cristallizzati aiuta anche a riconoscere meglio gli aromi di alcuni mieli. Faccio l'esempio di un miele di Tiglio o di un miele di Tarassaco, che se non è cristallizzato non può essere un miele di Tarassaco, nel senso che il Tarassaco cristallizza in brevissimo tempo. Quindi alcune tipologie di miele sono molto apprezzate proprio per il fatto che sono cristallizzati. E anche qui stiamo lavorando da anni con degustazioni guidate, cercando di insegnare ai consumatori proprio questa cosa, che i mieli cristallizzati sono, tra virgolette, più naturali di mieli che invece sono stati rifusi. E quando trovo invece il vasetto con metà liquido e metà cristallizzato, cosa vuol dire? Beh, in questo caso sicuramente è un difetto. Alcuni mieli tendono a dividersi, a separarsi in fase di cristallizzazione. A volte capita, soprattutto i mieli dove magari i mieli che contengono delle melate, oppure anche mieli a volte mal conservati. Il miele va conservato al fresco e al buio. Concludiamo tornando un attimino ancora con un'ultima battuta sul concorso. Il concorso che ha visto anche dei degustatori, dei giudici che arrivavano dal Piemonte. Un concorso che prende sempre più piede, è un concorso che potrebbe allargarsi e diventare interregionale o addirittura nazionale? Beh, di concorsi nazionali ce ne sono, c'è Castel San Pietro. Il prossimo anno saremo al trentennale del concorso dei mieli della Val d'Aosta. Anche qui la Val d'Aosta, vuoi perché è una regione piccola, vuoi perché comunque la regione crede nell'apicoltura, sono 30 anni che noi abbiamo un concorso dei mieli. Negli anni è cresciuto di molto, è cresciuta di molto la professionalità degli apicoltori, e non è detto che prima o poi magari si riesca a fare un concorso delle Alpi. Monica, sei una giovane apicoltrice, diciamo così. Come ti sei avvicinata a questo mondo? Beh, io sono nata facendo apicoltura praticamente, perché mio papà ha sempre avuto le api, che sono state sempre il nostro hobby di famiglia. E nonostante il fatto che ho un altro lavoro, questa rimane una passione che condividiamo tutti e cinque insieme. Questa passione com'è andata quest'anno? Allora, per quanto riguarda la fioritura dell'acacia, non abbiamo avuto una delle migliori stagioni, però poi sulle fioriture di montagna invece sì, ci si è ripresi. Comunque una bella stagione, siete soddisfatti. Voi miele, anche derivati del miele, parlando di miele ancora un attimino, qual è, diciamo, il più richiesto dal pubblico? Ma allora, dipende un po' dagli annate. E comunque un miele che è tanto ricercato è il miele di rododendro, è un miele di alta montagna che ha un gusto piuttosto tenue e delicato, e che quindi si può abbinare con tutto. Beh, una cosa particolare è, avete avuto una bellissima idea, avete confezionato il favo. Come si degusta? Allora, il miele in favo può essere degustato a cucchiaio, quindi durante la colazione lo si può proprio prendere a cucchiaiate. E quando ero piccola noi queste le chiamavamo le chewing gum, perché quando andavamo in laboratorio durante la smielatura prendevamo questi pezzi di cera e li masticavamo e poi gettavamo via la cera. Comunque soddisfatta della stagione e soddisfatta soprattutto per quello che fai, su? Sì, assolutamente.